Benvenuti e bentornati sul canale. Allora, mi vedete come nel trucco precedente, ma è passato un pochino da quando ho registrato i precedenti video, quindi ho cambiato solamente il lip gloss, che ovviamente è andato via anche perché ho mangiato, e ho messo il Lip Toy di Mulac, che mi piace tantissimo come formula di balsamo labbra, leggermente un nude caramello, tonalità 01, bello morbido, lucido, veramente un bel prodotto di questo tipo, ovviamente dura quel che dura, mi sta piacendo molto da utilizzare così tutti i giorni per i ritocchi. Il pack è un po' plasticoso, però con questo trucco un pochino più freddo ho preferito dare un tocco anche un po' più rosato, quindi sono andata al di sopra con questo rossetto di Essence che mi piace un sacco, un tono bellissimo anche da solo, eh. Era di una collezione, la Pumpkin Spritzy Please. Di questa collezione amo l'olio labbra che mi tinge le labbra di un bel fragola e il rossettino, stupendo, veramente un bel colore. Adesso avrò sbavato un pochino, però ecco, ho ottenuto un effetto sempre nude, non troppo rosato, ma neanche troppo caramello, che magari non sta benissimo con questi toni. Basta, chiuso il discorso rossetto, però ogni tanto mi voglio ricordare, quando non ho realizzato magari il trucco in un video precedente, di dirvi soprattutto il rossetto, perché è il prodotto che più mi chiedete poi giù nei commenti, mi dimentico sempre di dirvelo. Allora, oggi vediamo la pochette che ho preparato per l'autunno. Finalmente è ufficialmente arrivato l'autunno e quindi è arrivato il momento di avere una pochette con i prodotti secondo me più indicati per la stagione Quindi ho autunnale. Ho preso questa amatissima pochette di Charlotte Tilbury che è meravigliosa, soprattutto perché è super carina, ma anche super pratica, essendo fatta a fisarmonica. Se non volete questa di Charlotte Tilbury, no, in realtà non si trova neanche più, anche se io avevo visto uno spoiler di una pochette fatta così di Charlotte Tilbury rossa. Quindi io spererei, speriamo che fosse vero, che sia una prossima uscita per Natale, la prenderei. Ma proprio per la comodità e la praticità, soprattutto di questa pochette, è fantastica. Quindi per me ne è valsa totalmente la spesa, l'ho utilizzata tantissimo per andare via quest'estate, ma poi la utilizzo proprio sempre, quotidianamente, tutti i giorni. L'ha presa anche mia mamma, l'adora, infatti se uscirà quella rossa mi sa che la prenderemo entrambe. E quindi io l'amo follemente. Se non volete quella di Charlotte Tilbury, ci sono delle versioni un po' più economiche su Amazon, magari ve le lascio linkate perché so che interessano, però ecco, non so quanto poi forse ne valga la pena, perché comunque con uno sconto questa pochette l'ho presa sui 35 euro, quelle di Amazon 20 euro. Bisognerebbe vedere poi la durata. Secondo me questa è fatta di un bel materiale resistente, da quando ce l'ho è rimasta impeccabile. Quindi comunque sono molto contenta, però ecco, nel caso ci sono delle versioni anche un pochino più economiche di pochette fisarmonica che sicuramente comunque sono molto pratiche. Allora, cosa ho inserito? Sono riuscita a farci stare tutto perché ho preso un po' di prodotti, ho cercato di recuperarne quanti più possibile legati all'autunno per farli girare un po', però allo stesso tempo con la consapevolezza che ho sempre novità da provare. Ho tanti prodotti nel progetto di smaltimento, quindi sì, farli ruotare, però realisticamente che poi sia possibile riuscire ad andare a utilizzarli ogni tanto. Se la riempivo a livelli esorbitanti da non farci stare più prodotti, poi ecco, mi troverei neanche alla fine a riuscire a utilizzarli tutti. Già sono tanti, sono già tanti così. E l'unica cosa che ovviamente non c'è stata sono le palette occhi. Allora, partiamo dal primer. Il primer che ripesco per questo periodo è uno solo. Ne ho già due nel progetto di smaltimento, quindi uno mi sembra più che sufficiente. Il Magic Lifting. Lifting Lampo di Venus con vitamina C, un tocco di magia per una pelle perfetta e luminosa. Questo l'ho preso quest'estate, poi l'ho stoppato perché secondo me appunto era un prodotto più indicato proprio per la stagione un po' più fredda, dato che è una sorta di siero che fa però proprio da primer perché lascia la pelle molto morbida e luminosa, quindi proprio perfetto sotto al make-up. Vedete che è un po' liquido, si assorbe perfettamente proprio come un siero, la texture un po' di un siero, che lascia però questa bellissima luminosità alla pelle, che è una radiosità e non è troppo luminoso, aggiunge un po' di idratazione, di morbidezza alla pelle, quindi mi piace moltissimo, utilizzato proprio come primer sotto al make-up e soprattutto in questo periodo. Secondo me è il finish proprio perfetto. Un bel prodotto che mi ha stupita, che sto riprendendo a utilizzare, che trovo davvero valido, e quindi ecco, lo tengo come primer.
ripescato per questo periodo. Diciamo che ormai siamo verso la fine di ottobre, quindi sicuramente questa pochette la farò durare per tutto novembre, perché almeno un mese, altrimenti non riuscirei neanche a ruotare i prodotti. Vediamo se poi farla direttamente una pochette anche proprio più con prodotti anche per l'inverno, la cambiamo proprio per l'inverno, comunque a dicembre. Poi, come fondotinta, anche qui ne ho ripescati due, non di più perché poi ne ho anche diversi che voglio portare avanti del progetto. Ho ripescato per il momento questo di Fenty Beauty, l'Ease Drop Blurring Skin Tint. Non ho ancora ripescato i prodotti per la base fondotinta più luminosi, quelli li vorrei riprendere proprio anche da dicembre, perché per adesso comunque, visto che fa freddo ma non ancora freddissimo, mi vanno bene ancora questi finish anche un pochino più satinati, non proprio ancora glow, e quindi questo è perfetto perché è un prodotto che in piena estate fa lucidare un po' troppo, che però allo stesso tempo è inizialmente un finish un pochino satinato, quindi se si ha una pelle molto secca questo potrebbe evidenziare un po' pellicina e secchezza. Infatti è un po' particolare, secondo me deve essere un po' capito, io lo amo molto, è bello leggero e mi piace. Ho la tonalità 2, gran bel prodotto che riprendo in mano in questo periodo, così come voglio riprendere la tinta, la crema colorata di NYX della linea Bare With Me, di questa vi ho dato la 2, di questa Vanilla Nude come tonalità, e anche questa è molto bella perché è bella leggera, perfetta per un make-up quotidiano, non è troppo luminosa, ecco, un finish abbastanza naturale, quindi ancora non ho ripreso, sapete che non li amo troppo lucidi fondotinta, però ecco, quei finish un po' più radiosi e luminosi li tengo ancora un attimo in stand-by fino a quando non arriverà proprio il freddo freddo. Diciamo che il prossimo cambio di pochette sarà proprio il freddo gelido, se arriva. E questo prodotto secondo me è proprio perfetto ancora in questo periodo. E come correttore invece ho ripescato anche qui due correttori. Questo della Makeup Forever, l'Ultra HD, che ho nella tonalità 12. Bellissimo correttore, questo per me è veramente stupendo, uno dei migliori correttori per un make-up quotidiano, bello leggero, si fonde perfettamente con la pelle, non è pesante, non va ad appesantire la zona, non è asciutto, non è secco, però non è neanche proprio ultra emolliente, luminoso proprio come finish. Diciamo che anche qui ha un finish naturale, il colore però è molto bello, dà una bella luminosità alla zona. Ed è bellissimo, trovo che però si comporti molto bene sul contorno occhi, bello elastico, sottile. Sono molto incuriosita anche dal nuovo di Makeup Forever, lo proverò sicuramente. E ripesco poi il Bare With Me Concealer Serum di NYX, che amo follemente. Inizialmente l'ho messo nel progetto di smaltimento, però ce n'è ancora troppo e ne voglio portare avanti altri che secondo me posso finire prima, quindi lo metto tra i ripescati, comunque lo voglio portare avanti, non lo inserisco ancora nel progetto. Tonalità vanilla, bellissimo, bellissimo anche lui. Sapete che è uno dei miei correttori preferiti, questo in generale, e della fascia di prezzo più economica, anche lui, siero, leggero, non mi prosciuga la zona, si comporta molto bene, lo adoro. Come cipria, dato che ne ho diverse nel progetto di smaltimento, non mi sono voluta riempire di cipria anche tra i ripescati, quindi riprendo solamente questa di Diego Dalla Palma, la Hydra Butter Powder nella tonalità 40. Adesso e poi per l'inverno ho deciso di ripescare ciprie tutte un po' più idratanti, morbide, non estremamente opacizzanti, perché le devo utilizzare adesso, le altre me le riservo poi più per la stagione calda, poi due o tre più opacizzanti ce l'ho già nel progetto di smaltimento, quindi per il resto voglio far girare e ruotare queste. E la Hydra Butter Powder è una delle ciprie migliori se avete una pelle secca, perché è proprio estremamente morbida, proprio di quelle ciprie che non vanno a prosciugare la zona, infatti non è abbastanza opacizzante per chi vuole tenere sotto controllo il sebo, ma altrimenti serve proprio per andare a settare il fondotinta senza aggiungere polverosità con un prodotto molto morbido. Se non mi è sufficiente su tutto il viso, perché magari nella zona T adesso vediamo quanto si seccherà la mia pelle, magari in alcune zone utilizzerò lei, in altre una cipria più opacizzante, altrimenti questa è perfetta per la zona del contorno occhi perché non va assolutamente a seccare, non essendo così opacizzante, e quindi è meravigliosa sulla zona del contorno occhi, però è un po' che non la uso.
dall'inverno scorso e quindi la riprendo. Come bronzer anche qui ne ho ripreso uno solo, sempre perché voglio concentrarmi anche su quelli del progetto e poi non dimentichiamo appunto che mi piace sempre provare e testare anche novità, e ripesco il Blossoming Beauty di Kiko, questa limited edition floral bronzer tonalità 02 Bright Sienna. Anche qui adesso di bronzer da qui a tutto l'inverno riprenderò le tonalità secondo me meno estive, quindi le tonalità meno calde che ho tra i vari bronzer, e questa è una di quelle. L'ho messo anche oggi, è bellissimo, ha una formula proprio bella, morbida, sottile, setosa, non ho tonalità proprio fredde perché sapete che non faccio contour, però tra quelle che ho queste sicuramente non è delle più calde, è un bel colore neutro tutto sommato, proprio con una leggera punta che non lo rende freddo, molto bello, secondo me è un tono perfetto per questa stagione, bellissima formula, questa collezione aveva dei pack stratosferici. Poi passando ai... ho messo qua a fianco gli illuminanti perché poi di blush ce ne sono sempre di più. Per gli illuminanti, dato che ho Privilege nel progetto di smaltimento, ma in realtà avrei anche Ozone, diciamo che tengo loro alternati, ecco, uno lo metto... insomma, voglio utilizzare loro tra progetto di smaltimento e ripescati. Diciamo che quando utilizzo... blush più rosati, mi piace molto anche Privilege perché ha questa punta più rosata, sì, è un pesca rosato, ha dei riflessi, è molto delicati, è comunque bellissimo poi sempre, però sta molto bene, l'ho messo oggi una puntina sopra all'Elo Glow Liquid Filter di Elf, visto che avevo questo blush un po' più freddo, altrimenti lo alterno molto con Ozone. Altro colore stupendo che sta bene un po' con tutti i blush, e quindi alternerò i blush. Ho ripreso qualche tonalità autunnale tra i blush che ho. Allora, come blush liquidi sicuramente ripesco Truth di Rare Beauty in questa piccola taglia, che è proprio un bel colore, mamma mia, questi sono i colori che mi fanno impazzire a me adesso, la perfezione, questo sì, un bel... questo bel rosa, come lo chiamano, rosa melograno, rosa nude antico, vabbè, insomma, queste punte di rosa desaturate, non troppo vive accese, ma che sono bellissime, poi molto eleganti, questo colore spaziale, e penso che sarà simile anche il Matte Beauty Blush Wand di Charlotte Tilbury nella tonalità Pillow Talk. Non l'ho ancora aperto, perché sapete che sto utilizzando il Pink Pop, lo sto terminando, come termino lui inizio questo, perché sapete che ormai ho il terrore che si rovini la formula. Io tutti questi prodotti di Charlotte Tilbury a cushion li ho messi nel progetto di smaltimento, quindi lui è nei ripescati, ma poi finirà anche automaticamente nel progetto, perché da quando ho visto che si possono rovinare, ho scoperto che si possono rovinare molto facilmente queste formule, non voglio lasciarli lì fermi nei cassetti, quindi come finisco l'altro, o comunque ormai a breve, inizio anche questo e lo metto nei ripescati, poi nel progetto, dovrebbe essere una tonalità molto simile a questo di Rare Beauty, però devo dire che di Rare Beauty a me non si sono rovinati i blush, so che a qualcuno in realtà si sono rovinate anche le formule di blush di Rare Beauty lasciandoli aperti anche in estate col caldo, ma non è successo, però sapete che insomma si è un po' rovinata la formula di questo nella versione Pink Pop. Poi come blush in polvere poi non ho ripescati tantissimi, tre, mi sono voluta un po' contenere, ho ripreso di Mesauda, no in realtà 4, ho ripreso di Mesauda questo Hot First Blush nella tonalità 108, perché di questi ne ho due, uno è molto per me primaverile, questo è decisamente molto più autunnale, va bene, ho prelevato una quintalata, un bellissimo colore, non sono, sono meno nella fase di colori accesi pop, perché proprio sono in fissa con queste tonalità molto rosate o proprio rosa più freddi come Pink Pop, quei rosa un po' più freschi primaverile o questi rosa desaturati, però queste tonalità mi piacciono quando sono molto gestibili, costruibili, e questa è una formula che merita assolutamente, perché appunto molto modulabile, gestibile, è una formula molto morbida, bellissima, sfumabile, quindi volevo riprendere questo colore, così come sapete che tra i miei blush preferiti in assoluto ci sono quelli di Gucci, questi sono dei gioiellini, i blush de beauté, e la tonalità Warm Berry è l'autunno in un blush, questa è una tonalità proprio più, vedete, meno violacea, e un po' più terra se vogliamo,
stupendo, è proprio il colore dell'autunno, quindi questo devo assolutamente riprenderlo adesso, è una formula meravigliosa, è proprio una polvere che si fonde con la pelle, si sfuma da sola, sono quei finish che restano opachi ma radiosi, perché comunque non hanno un finish total matte, ecco, non è un blush di Kylie super opaco, levigante, lasciano quella naturale radiosità della pelle pur con un finish opaco, sono stupendi. E voglio riprendere, è tantissimo che non lo uso, ma come si fa a non usare un gioiello del genere, questo blush di Dolce & Gabbana, che è anche la sua custodia, la meraviglia. Io avevo preso il colore Dahlia di questi Blush of Roses Luminous Cheek, l'eleganza in tutto, e questo colore secondo me è sempre un po' violaceo, con una punta un po' violacea, è bellissimo sempre per questo periodo. Anche questa è una bellissima formula, e tra l'altro anche qui un colore intenso ma molto molto modulabile e gestibile, non è pigmentatissimo da subito, e quindi rende molto bello anche applicare toni di questo tipo, dando quel tocco, sì, insomma, di colore un po' più terra, violaceo, che sta molto bene secondo me in autunno, e lo voglio assolutamente riutilizzare perché è parecchio che questo è rimasto fermo, però mi piaceva tantissimo. E per finire ho ripreso anche questo di Clio Makeup, il Cute Love, nella tonalità Make Your Move, perché proprio questi toni a me gridano autunno. Anche questa è una formula che mi piace tantissimo, anche lui gestibile, modulabile, un bel finish, anche qui un opaco ma radioso, si sfuma molto bene, un bel colore freddo, mi piace un sacco, quindi anche questo va nei blush. Poi, per quanto riguarda le matite occhi, sto cercando di riprendere un po' di colori, i miei verdi soprattutto, quindi ripesco delle Energy Shake di Kiko, la Ginseng Eyeliner in Kajal 03, che è proprio un verde foresta, verde bosco, com'è che li chiamano? Beh, non è proprio il verde bosco scuro scuro, questo per me è un verde anche un po' più natalizio, è l'altra che è più verde bosco, però va benissimo, ha una punta di verde chiaro. Poi il matitone occhi tonalità 48, questo sì che ha un verde bosco scuro, intenso, ha dei micro riflessi, sì, all'interno, che non lo rendono un colore proprio opaco, è bellissimo, questo matitone è stupendo, questo lo amo, lo adoro tantissimo, è un colore che mi piace un sacco. E basta, rimangono poi, vabbè, i mascara non li metto, vabbè, eyeliner ne ho uno lì nel progetto, non lo utilizzo neanche più, mascara quelli che vi ho mostrato tutti nel progetto, quindi mancano solo le palette occhi e i prodotti labbra, e lì ho ripescato un po' di cosine. Allora, per le palette occhi ho ripreso di Pat McGrath questa piccina, la Midnight Voyage, che ha proprio questi toni d'autunno, l'ho utilizzata anche oggi, diciamo che è un po' più cupa rispetto a come mi piacciono normalmente a me i look, però tutto sommato non mi dispiacciono, non è la palette più entusiasmante di Pat McGrath sicuramente, la palette più entusiasmante in generale, però nel complesso, per essere toni anche un po' più scuri di come li utilizzo io, non è male, non è affatto male. Questo colore viola intenso è il più difficilino secondo me da applicare, e gli opachi non mi fanno impazzire, ma gli opachi di Pat McGrath per me non sono i più facili al mondo da sfumare e utilizzare, quindi utilizzo soprattutto di solito questi tre toni per la quotidianità, oggi però ho messo anche un po' di viola scuro e comunque mi piace, gli opachi non tanto, ripeto, non entusiasmante, però insomma per questa stagione ci sta, così come sapete che la formula non è sicuramente delle più entusiasmanti, che fanno battere il cuore, questa della linea di Orb Exage, però questa palette per me è uno schema colori meraviglioso con questi verdi che gridano autunno, e quindi la Khaki Neutrals della linea di Orb Exage la tengo ripescata sicuramente per questo periodo, sono appunto toni molto belli, di shimmer un po' sciapi perché sono proprio gli shimmer satinati, poco poco e niente luminosi, però nel complesso il look poi risulta molto molto elegante, quindi questa a me piace tanto. Poi delle palette più grandi ripesco la Nouveau di Anastasia Beverly Hills, e qui invece andiamo su grandi cose, questa palette io sono stata molto indecisa se acquistarla, e invece ad oggi penso che abbiano degli schemi colori più belli tra le palette che ho, a parte questo colore io tutto il resto lo amo tantissimo, adesso è tanto che non la utilizzo quindi è arrivato il momento di sfruttarla parecchio, ma amo tutti questi colori, tutti con abbinamenti magari diversi, grida autunno questa palette, però insomma dei colori secondo me meravigliosi, per me poi chiamo questi toni dei verdi
con questa punta di oro un po' caldo, anche questo lilla col verde, secondo me sta benissimo, infatti anche oggi il viola col verde, secondo me sta molto bene. E quindi bellissima. E adesso la sfruttiamo un po', così come la Jade Stone di Bobbi Brown, presa sempre, era uscita l'anno scorso, è una meraviglia. Questa mi ha stupito perché poi ha una qualità che è altissima, è come la stessa qualità degli ombretti di Anastasia Beverly Hills, se non l'avrei immaginato da Bobbi Brown, ottimi gli opachi, ottimi gli shimmer, super morbidi, scriventi, sfumabili, pieno il colore. No, guardate che roba. Sono meravigliosi, e schema colore sempre per chi ama il verdi, gli oro. Questa altra palette che chiama autunno da ogni parte, quindi bellissima, veramente stupenda. Basta, con le palette occhi ci fermiamo qua perché anche qui non ne voglio ripescare 3000 perché poi non le sfrutterei. Passiamo adesso ai rossetti. Qui ho tirato fuori un po' di colori perché ne ho tanti di rossetti, quindi voglio girarli un po'. Poi il rossetto è veramente quel prodotto che più vario tutti i giorni, insomma, anche più volte al giorno, quindi è anche più facile sfruttarlo rispetto ad altri prodotti. E ne ho tirati fuori un po'. Allora, ho ripreso Keep Dreaming di MAC, di questa linea di Matte Lipstick classica. Questo è un colore molto, secondo me, autunnale, perché ha una punta di quasi di prugna viola rosso insieme, che mi sembra proprio perfetto come colore per l'autunno. Poi ho ripreso di questi Power Bullet di Huda Beauty Rendezvous perché ha un bellissimo colore nude rosato, però ecco, non vivace, acceso, troppo. Non so, adesso sicuramente anche per me che tendenzialmente. Poi dipende, a volte mi piacciono anche le tonalità un po' più fredde, un po' più calde sulle labbra, dipende insomma poi come mi stanno, però sicuramente i colori anche un pochino più caldi sono autunnali e questo secondo me è perfetto. E poi anche i toni, non troppo vivaci, accesi i miei fucsia e ciclamine, adesso le abbandono un pochino. Bellissimo per l'autunno secondo me anche questo rossetto di Goovy, il Red Berry, faccio questa carrellata così se avete anche voi questi rossetti, magari ne vedete uno che avete, vi viene in mente e dite adesso ripesco anch'io magari questi toni. Questo secondo me è anche perfetto per l'autunno, guardate, è proprio un colore molto autunnale, è un bel ibrido tra un colore quasi sul rosso, però in realtà è più è meno vibrante di un rosso, quindi molto portabile per tutti i giorni, bellissima formula, molto confortevole. Poi, molto autunnale anche questo colore dei Power Matte Lipstick di NARS, tonalità Highway to Hell. Questa linea è uscita con dei colori che a me non sono piaciuti tantissimo, però questo è un bel colore. Anche qui è una sorta di rosso più portabile, insomma, non ha quella vivacità classica di un rosso, questo si asciuga totalmente opaco. Bella, bella formula, dai, non male, secca un pochino le labbra, un po' stile quelli di Dior, però devo dire che a me piacciono anche queste formule. Poi di Hourglass, di questa vecchia linea ormai perché ne sono uscita una nuova linea, ha stilo, stupenda. Ho la tonalità At Dusk, che è proprio un rosso, questi sono cremosi, ma guardate la meraviglia di questo rosso intenso, rosso bordeaux. No, lo devo utilizzare perché è di una bellezza assoluta. E poi il packaging così, stile sigaretta. No, cos'è? È stupendo, veramente meraviglioso. Poi di Wycon ho ripreso questo matte lipstick tonalità My Rose, che è un nude in questo caso, anche secondo me non troppo vivace, insomma, un bel colore nude rosato malva che sta molto bene sempre in questo periodo. Ho cercato di prendere colori, sì, che secondo me stessero bene in autunno, adatti all'autunno, ma di varie famiglie colori, dai nude a quelli un po' più intensi, perché poi io vario molto. Poi di questa vecchia collezione di Kiko, la Holiday Gems, questo rosso sempre intenso, wow, bellissimo, molto autunnale anche lui perché ha una punta calda. Questo colore a me piaceva tantissimo, lo devo riutilizzare perché ha un sacco che non lo uso, vediamo ancora se mi piace. Poi di Neve Cosmetics la tonalità pastiera, invece qua torniamo ai nude rosati, però anche qui un bel nude, secondo me sempre molto simile a questo di Wycon, quel nude rosato che piace a me, però un po' più
spento, ecco, non super vivace, con quella punta di malva che secondo me è bellissima in questo periodo. Poi facciamo tutti i rossetti in stick. Di Mesauda ho ripreso invece una tonalità nude nude più chiara, anche per avere un'opzione più chiara, la 210. Anche questa formula di rossetti mi piace da impazzire, questo colore è stupendo. Poi ho ripreso di Chiara Ferragni invece la tonalità 06 o la 09. Questa anche nude, rosato con una puntina di malva, bellissimo anche questo, bellissimo colore. Ripesco anche questo di Manuel Mameli, proprio per avere un altro nude chiaro insieme poi a quello di Mesauda, però un po' diverso perché questo è un pelino più rosato, questo più neutro, infatti l'ha creato come sorta di nude universale. Molto bello, è un bellissimo nude chiaro. Se cercate un nude chiaro, non troppo rosa, non troppo caldo, non troppo pesca, non troppo beige, lui è perfetto. Poi ho ripescato qualcosina anche di Charlotte Tilbury, perché ho diversi rossetti anche di Charlotte Tilbury, e ho visto che ha un po' di tonalità in realtà anche abbastanza simili e molto autunnale. Adesso vediamo se tenerle tutte. Love Liberty. Che bello, bellissimo questo. Poi sempre della formula Matte Lipstick ho anche Scarlet Spell, che è lui. Allora, tra i due, forse ancora più autunnale questo, che è Scarlet Spell. Aspettate, sì, perché questa è anche una, questa è proprio una punta Scarlet Spell quasi di rosso con una punta di mattone, ecco, questo invece è più violaceo. Dai, Love Liberty aspetto perché ne ho già veramente tanti fuori. Amazing Amala anche avevo preso perché mi sembrava indicato per questo periodo, però vediamo. Ma questo va bene un po' sempre. Aspettiamo, quindi anche Amazing Amal. Invece questo sicuramente lo tengo per l'autunno perché lui è proprio un rosso. Allora, questo vedete è sempre più mattone. Questo è un rosso più bordeaux, però è molto bello secondo me in questa stagione. Era una limited edition Care Romance, è stupendo. Quindi tengo di ripescate di Charlotte Tilbury, Scarlet Spell e Care Romance. Gli altri aspetto al prossimo giro, magari anche per l'inverno. Questo secondo me è bello comunque anche. Oh, beh, sei bello anche adesso in realtà, però insomma ne ho tanti fuori. Poi di più low cost di Essence ho ripreso questo che è un Long Lasting 04 Naive. Aiuto, non ho più spazio. Vediamo un po' com'è questo. Bello, però questo secondo me è bello anche. Non, è un viola, fucsia viola, quindi forse non è super autunnale. Questo è sicuramente autunnale. Un bel nude autunnale Vegan Collagen Matte di Catrice 090. Questo lo ripesco per l'autunno, l'altro no, aspettiamo, è perché ne ho veramente tanti. E poi sempre di Essence avevo ripreso anche il 405. Questo è autunnalissimo, sì, autunnalissimo. Sì, questo è molto autunnale come tonalità, quindi anche lui. E infine ho ripreso questo Lingerie XXL, questo rossetto liquido nella tonalità Heat Sotter, ma questa formula piace tantissimo e questo è un colore, anche lui quasi un rosso intenso, bordeaux molto, molto autunnale. Quindi basta, direi che appunto ne ho tolto qualcuno anche perché già così ne avrò comunque 10-15 da alternare e direi che non sono pochi più tutti quelli del progetto. Quindi ne ho da mettere, però ripeto, il rossetto comunque lo alterno molto di più, lo vario anche durante il giorno, quindi ci stava anche tirare fuori più prodotti, mentre per il resto mi sono un pochino più contenuta considerando anche le cose che voglio terminare. Bene, basta, questa è la mia pochette per il momento dell'autunno. Adesso buon divertimento a me nell'utilizzare questi prodotti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemelo sempre sapere con un like o con un commento, così sapete che poi periodicamente ve la mostro. Io vi mando un bacione grandissimo. Se volete, alla prossima. Ciao!